10 giugno, siamo arrivati a sta data, il caldo mi si sta a portare via. Spero che questa piccola introduzione brevissima ti sia piaciuta. Intanto vi ringrazio a tutti quelli che hanno partecipato alla live di ieri sera, domenica, quindi se sto video lo vedrai durante la settimana, domenica scorsa ho fatto una live perché venerdì purtroppo non ho potuto, ma oggi, come ti ho fatto vedere dalle prime immagini, te voglio parlare di qualche cosa che ho sotto mano e che ancora non ho mai provato. Però aspetta, andiamo intanto a aggiornare il calendario perché ci serve. Allora, oggi è 10, oggi è lunedì, è iniziata la settimana, il caldo che te si porta via. E allora, visto che il tema è anche il caldo, quindi voglio fare una cosa che sia abbastanza tropicale. E ho scelto due prodotti che uno si potrebbe accostare all'altro per quanto riguarda la profumazione. Allora, beh, sì, te voglio parlare di questo rasoio, lo Shibumi, eccolo qua, te lo faccio vedere, aspetta, devo girare il display della telecamera, eccolo qua. Allora, sostanzialmente il rasoio è come se fosse, cioè il profilo, come se fosse, il profilo mi ricorda molto quello del Magic, però a differenza del Magic non ha il manico e pesa un po' di più. In questa parte qui, proprio in questa, c'è un pezzo, beh, sembra che misto metallo, plastica, ma adesso non lo so con precisione che cosa sia, però sinceramente me lo rende, perché l'idea appunto è quella del camisori, me lo rende abbastanza maneggevole per il momento. Allora, io dico, con questo tipo di rasoio, con questi tipi di rasoi, mi vado sempre un pochetto a tagliuzzare. E infatti oggi appunto per questo vado ad utilizzare, proprio visto che stiamo in tema un po' giapponese, un po' non, come fai a vivere senza di queste? Come fai? Come fai? Le addirittura New Eye Stylus Platinum ricoperte. Ricoperte da un piccolo strato ma finissimo, leggero, invisibile anche di platino. Sì, perché poi questo dobbiamo poi un attimo parlarne del discorso della metter, che non è che c'è proprio il platino all'interno. Comunque, sono rivestite, tutti tutelano un po' di più, anche se Feder, una volta che te sbagli, te secca senza nessuna difficoltà. Ma voglia dire che il rivestito è più protettivo, mica tanto. Magari scivola un po' di più, questo sì. Allora, introduco anche il re e la regina, diciamo così, di oggi. Quindi una sbarbata orientale, giapponese, però con la presenza anche degli inglesi. Sarà il caso, sarà il destino? Boh, non lo so. Però nella mente mia, malata, prima, mentre stavo a cercare il mio set, non lo so, ho detto, uso questo nome qua, Shibumi, e poi, che comunque mi ricorda il discorso del Giappone. Che ci posso mettere? Cioè, se due culture magari che si vanno un pochetto a toccare, a parte il caldo che sta a fare qua dentro, io tra un po' svengo, te lo dico, perché non passa un filo d'aria. Anzi, fammi aprire un attimo la finestra, che sennò crepo. Io gioco tanto. Tra poco casco per terra. Già ieri a fare live, non lo so, sudavo come un facocero. E bella, acconciatura Renato Zero, madonna te i capelli. Allora, andiamo a provare per la prima volta questo rasoio. E te li faccio vedere la scatolina, te la rifaccio vedere, eccola qua, carinissima. Questo, se vado un'occhiata al sito rasoigotfella.com, vai a fanginetto, è quello dove mi sono fuso io come una sottiletta. Però ho notato una cosa che già mi sta, tra virgolette, dando un conforto personale. La slitta, il carrello, io amo inserimento a baionetta, amo diciamo, la terminologia militaresca, questo già l'ho detto pure l'altra volta, farò due cose grosse così appunto con questa storia, però il fatto che il carrellino vada all'interno senza grandi difficoltà mi fa ben sperare che l'inserimento della lama sarà molto facile rispetto agli altri che costano anche leggermente di meno. Scusa, sto mettendo il faretto bene perché è leggermente storto, perché spesso e volentieri quando tu vai poi a inserire la lametta all'interno, da questa parte si alza completamente, quindi stai 3 ore a sistemarla. Allora, senza parlare troppo, senza perdere troppo tempo, ti presento anche, eccolo qua, il Taylor al cocco. Quindi ho detto, c'ho voglia di qualcosa che sia un po' tropicale, un po' esotico, strano. C'ho voglia anche di mare, quindi di conseguenza mi devo un attimo, lo devo vivere qua dentro al bagno. Sembra strano, sembra brutto e ridicolo, perché il bagno poi ricorda tante altre cose, magari dell'adolescenza, no?
Sicuramente capivano un po' tutti quanti, dai, ti tocchi l'America, a parte poi il viaggio astrale verso dove? Profumazione di cocco, come dicevo ieri appunto in live, c'è questa sfumatura di cocco non proprio fortissima, nel senso non nudo e crudo cocco come il cocco bello, ma la senti, assomiglia, tendenzialmente va a somigliare a, ti ricordi il Bounty, quello che si mangia, che ancora fanno? Un pochetto a quello. Ci ho voluto poi abbinare una cosa che, no, sempre sai, sti viaggi al mare, terre nuove, il Byron della Taylor. Te lo faccio vedere qua che si vede meglio, che qua c'è troppa luce, sto stile Barbara D'Urso. Eccolo qui, questo costicchia un bel po', però secondo me Koch e Byron si possono mettere insieme senza nessuna difficoltà. Allora, siccome già fa tanto caldo, io penso che i miei pori siano abbastanza operativi, quindi di conseguenza oggi per andare anche a scarnificare bene la mia pelle non vado ad utilizzare un pre-barba. Avrei voluto mettere l'olio, ma con tutto sto caldo, l'hai visto il faretto? Con tutto sto caldo, sinceramente non me la devo mettere un'altra cosa che possa schermare ancora di più. Quindi, tanto per essere, rimane in tema caldo, metto un po' di acqua calda sul viso come il mio solito. Ah, aspetta, non ti ho detto da chi mi faccio aiutare. Omega 49, piccolo, quello piccolino che trovi marchiato oro raso, preso la bellezza di 4 anni fa a Lipercop. Un po' mi manca parlare di questi supermercati dove andavo a comprare la roba prima. Ah, aspetta, così ci cucina la costa. Poi non so se hai notato, ma io già appunto sto in tema marinaresco perché guarda che bella ciotolina, guarda che bella ciotolina il mare, presa l'anno scorso in Calabria, una cosa spettacolare, carinissima, pesa perché senti che sembra la borsa dei cosi, degli idraulici. Amico mio, mi danno a tagliare i capelli, non la faccio più, sto soffrendo. Allora, mi sono sciacquato il visetto, quindi lo lascio un attimo a riposo, intanto vado a mettere la lametta all'interno del rasoio, vedete come si comporta. Aspetta, feather, piuma, sei una piuma, appunto perché è una piuma, e lo è secondo me. Vado a divertirmi su questo nuovo rasoio. Guarda bene, allora, questo è il carrelletto. Io di solito consiglio sempre di installare. Lo so che se vede poco, scusami, la state camera è arrivata la frutta. Ecco, infatti ci ho beccato al primo tentativo ci sono riuscito, eh? Sono proprio un mago. C'è niente da fare. Allora, vedi, devi inserire, tac, e tac. È fatto bene perché il perno, vedi? Vedi questi due perni piccolini? Quelli servono appunto a tenere in modo più preciso la lametta all'interno del carrellino. Adesso lo andiamo a caricare, mettiamo la baionetta, quindi sarà un attacco alla baionetta e non si è spostata da una virgola, quindi a livello costruttivo sto rasoio merita attenzione perché non si è spostata da una virgola, c'ho le mani che mi tremano un pochetto, non ci fa caso, che di solito si alza sempre qua, sempre, è legge proprio che si alza, perché a livello di pin qua è fatto in maniera più seria, è fatto in maniera seria, poi di norma questi tipi di rasoio, questo inserimento crea una leggera mezzaluna così alla lama, ma una volta inserito nella sua sede rimane dritta, quindi non c'è nessun problema di geometrie sballate. Vabbè, senza troppe chiacchiere, shibumi pronto, ma non so di bene o so di come al solito mio. Shibumi, sì, dai, a posto. Allora, Taylor, tutti conosciamo, tutti apprezziamo e tutti amiamo. La fortuna vuole che io ce l'ho spalmata adesso perché il caldo è quello che è, quindi i saponi comunque si attendono a diventare un po' più liquidi. Eccolo qua che quello che mi serve lo vado a chiappare, l'ho preso pure tanto, eh. Lo vado a chiappare direttamente col pennello sul tappo della confezione. Mi faccio qualche giretto, tranquillo, bello micio micio. Ah, olio de cocco. Certo, adesso sto su una spiaggia che non c'entra niente adesso col discorso Giappone. Ma Byron, no, sai come nasce? Nasce dai viaggi che facevano i primi, non dico i primi pionieri delle nuove terre, ma i marinai,
dovevano tracannare qualcosa, quindi facevano, mischiavano più alcolici, ci mettevano all'interno appunto queste spezie che sono chiodi di garofano, un po' di cannella e altri appunto, andava in fermentazione. Anzi, no, rum, cacchio sto di più alcolici, no, rum. E gli davano diciamo, questo tono particolare. Per esempio, non so se sai, questa è una storia vera. La noce moscata, quante volte l'hai sentita nominare? Tu pensa che i marinai si facevano di noce moscata, perché se presa in quantità elevate, crea addirittura allucinazioni. Questo è un altro particolare. Quindi io sto pensando di stare su un bel, che ne so, un bel vascello di quelli ignoranti. Il passaggio prima, che ne so, nelle isole caraibiche, quindi è il cocco, cioè sa tutto, e poi invece vado ad approdare con la marzialità del Giappone, che mi ha sempre affascinato perché sono molto, 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 scusa sto naso, perdonami, sono molto attaccati alla loro tradizione, alla loro mentalità. Allora, namo, cocco, bello, cocco, fresco. Ah. Allora, se mi dovessi rovinare il viso, non canta a vittoria. Senti, è bello l'uccellino che canta, bello felice. È tutto bello felice. Arte vanno a tagliare i capelli perché sono un mostro così. Sembro un pupazzo da Playmobil. Aspetta. Fatta un po' troppo schiumosa, dico la verità. Ah, qui. Che è? Roba. Però è bella idratata. L'importante è che quando tu passi la spennellata, vedi quel riflesso un po' più lucido rispetto al normale. E questo ti fa capire che la crema al suo interno ha inglobato la giusta quantità di aria. Allora, io sono sicuro che mi farà del male fisico, però per la scienza questo è d'altro. Dopo se non levo, se mi dimentico di levarlo, sono dolori miei. Sono dolori miei. Sei pronto al massacro? Spennellato poco oggi, no? Spennellato poco. Allora, vediamo come si comporta. Allora, a parte già il vantaggio di avere questo rivestimento stile camisori, ti invoglia e ti fa capire che il grip è maggiore, però sì, però sempre una botterella dal lume di rocca gliela darei, eh. Vabbè, te la faccio vedere meglio, dai. Se no mi dici, ma la seconda telecamera te la sei dimenticata a casa. Sai, io non parlo. Alle prime passate non parlo mai. Fosse mai. Profumo di cocco mi sta a far viaggiare, eh. Cioè, cocco quello che si magna. Se no poi partono magari le battute. Il caldo mi sta devastando il viso. Metà che crema idratante. Sinistra.
Che te devo dire? Le prime impressioni sono quelle che vedi. Anche se c'è poco da parlare, perché comunque se sta a comportare veramente bene, il comfort e il dettaglio è ottimo. Abbinata a sta lametta, per me il top del top. No, veramente ottimo, ottimo, ottimo. Poi te faccio anche un confronto, per esempio, ma te lo passo pure adesso, con il carissimo. Con il carissimo Razzorine. Allora, per esempio, qua non c'è una barra di sicurezza o un tendipelle, diciamo così, non c'è, qua è libero, quindi è uno sciavetto nudo e crudo. Però il fatto di non avere appunto un manico di chiusura come mano libera, secondo me, ti aiuta tantissimo. Ma anche il professionista che lo utilizza, perché al Cosmo, Raffaele, ancora non ho fatto uscire quel breve video, un barbiere mi ha fatto la barbetta con questo qua e l'ho trovato, l'ho visto proprio molto molto comodo il suo operato. E quindi te posso dire che almeno in pelo è andato in uno spettacolo. Non c'è l'inclinazione, capito? Vincolata, sei te che te la gestisci. Diciamo che c'ho un lato che è come il camisori, un po' sono diversi i lati, te lo dovrei far vedere. Te lo faccio vedere dopo quello smonto. Qua ho fatto il tagliettino, pure qua mi sa, mi sono fatto il tagliettino pure qua sotto. Aspetta. Sta a portare via. Aspetta, controllo sempre. Sono leggermente tagliuzzato. Allora leggermente, eh. Sì, dai. A parte questi due puntini che mi sono preso, tutto sommato andava abbastanza bene su sto lato. Aspetta, a parte che mi si è smontato, vedi, perché quando ti dico che poi il tailor va calibrato in modo giusto, perché sennò te può capitare che dopo un po' tende a asciugarsi.
È nudo e crudo. C'è una crescita qua che è inverosimile, viene per così, qua. Vedi, qua pure mi sono affettato. Volete un po' di guanciale? Allora, qui serve perché me sto un po' scarnificato, ho esagerato con la feather. Però non mi fermo qui, che sarei lo scemo. Allora, non mi fermo con la feather, non mi fermo con il rasoio, per quale motivo? Perché ci passa il lume d'occa e ci vado a dare qualche pure qua, vedi? Ho fatto il piercing, mi sono fatto. Che spettacolo, bello, 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 ma il bello, diciamo così, della presa diretta. Mo casca tutto il ciborio come al solito, perché qua più metti a posto più trovi il casino. È bello che lo uso io, quindi so quello che fa l'ordine a far casino. Allora, punti nei quali sono andato a fare il taglietto. Qui e qui, vedi? Perché non te ne accorgi, Feder, purtroppo quando taglia non te ne accorgi. Macello, ma non te ne accorgi. Allora, se non fosse per questi piccoli, ecco, questi piccoli disastri che ho fatto io, sicuramente dovuti anche alla metta, sarebbe stata una bella sbarbata. Qui purtroppo sono andato molto pesante. Effettivamente qua ci metterei una lama un po' più tranquilla, perché questa mi sembra un po' troppo spinta. Va, guarda. Cioè, non te ne accorgi, il problema è quello, che non te ne accorgi. No. Ah, un po' di acquetta, un po' di acquetta calda, eccolo qua. Allora, sostanzialmente il gioco è valso la candela, nel senso che come comodità, come capacità di movimento è ottimo, però ce li hanno con calma, a parte che comunque ogni tipo di rasoio va poi ristudiato, non è che se ti fai una barba puoi giudicare e poi dire no, non fa per me, devi riprovarlo con magari qualche altro tipo di lama, in modo tale che il tuo giudizio possa essere più corretto possibile. Aspetta. Alla fine del suo baffo non mi rimarrà più niente. Allora, piercing qua si è fatto, purtroppo sì. Per il resto mi sembra andata abbastanza bene, diciamo così, per essere proprio generosi. Devi andare però, come ti dice Feder, è una piuma, ma devi andare pure te con una piuma, perché se poco poco insisti, vai, questa te porta via limbite pelle come se non ci fosse un domani. Avrei voluto, infatti, pensavo di utilizzarla con un'astra, però, sai, per far tutto in tema ho voluto usare appunto una giapponese. Il rasoio comunque non è male, mi dispiace pure metterlo via, lo utilizzi bene perché c'è una bella impugnatura, anche in contropelo riesci tranquillamente a gestirlo, solo che come tutti i rasoi, diciamo così, un po' liberi, è più comodo magari per chi fa punto su un'altra persona. Però non mi sono trovato male, a parte, ripeto, sti
piccoli dissanguamenti qua, questi sono piccoli sgranature, nulla di preoccupante. Comunque molto molto comodo, a differenza appunto dicevo della rasoline, non c'hai un angolo prestabilito, quindi vai a ruota libera, tranquillo come se non ci fosse un domani. Quindi per quello dico, parlo da sempre che tipo te la metta. Io ho pensato, ho optato per Fedra perché barba abbastanza lunga. Infatti tagliava che non sentivo, non me ne sono accorto di questi taglietti che mi sono fatti, però non mi sembra nulla di preoccupante. Cioè, ci sono state delle volte e mi sono sgarrato ancora di più, quindi a maggior ragione mi reputo fortunato. Bairum, odore forte di chiodi di garofano, forte, molto piacevole, a differenza della vinola lo sento appunto più carico proprio dei chiodi di garofano. Ne vado a mettere un piccolo quantitativo. Eccolo qua, perché rinfresca poi. È bello carico questo, no? Sì. Molto più carico anche a livello alcolico, lo sento un po' più forte rispetto al Pinot. Però c'è una corposità di profumazione che è totalmente differente, molto più accentuato. Sì, mo molto, molto di più. Allora, aspetta, Shibu, non mi fanno correzioni. Non posso. Beh, non male, da riprovare, sicuramente lo riprovo nel prossimo video con un'astra semplice senza troppe pretese. E devo dire la verità che il Monzano che ho montato non l'ho montato proprio ad hoc, in modo perfetto, perché è venuto abbastanza vaporoso. E purtroppo questo capita spesso con, mi capita spesso sia con la Taylor sia con la Proraso, sto scherzo qua. Nel senso che credo di aver preso il giusto quantitativo e alla fine ho preso di meno rispetto a quello che mi serviva. Quindi come discorso di produzione ero un po' più lasciato da solo. Ammazza il sangue, ma che mo me fa, mo me contestano tutti il video. Qua sono rosso come al fuoco. Qui e qua, no, a parte gli scherzi, a parte la pelle si sta seccata tantissimo. E adesso infatti vado a utilizzare qualche altro idratante per il viso, perché così non si può, cioè è proprio una cosa impressionante. E ne risenti pure quando ti fai la barba, uno degli altri elementi che potrebbero darti il taglio, le irritazioni, perché la pelle un pochetto si secca, si grinza e calicca poi un attimo. Anche se io sul mio monocollo non c'ho problemi. Però guarda, non è un taglio profondo, cioè è un tagliettino, sai di quelli chiamo infami? Te viene così accolata, te fa il pizzetto. Vabbè, dai. Comunque, Bairum molto molto più persistente rispetto al Pinot. E devi sempre considerare che un Bairum è un tipo di profumazione che ti dà sensazione di freschezza e piacere estiva, aromatica, ma tende piano piano ad andarsene. Mo' io adesso me lo sono messo addosso, devo uscire un attimo. Vedete quanto mi dura sto profumo qui. C'è chi dice, ma che sei andato dal dentista perché stanno gli chiodi di garofano, no? Tu, simpatico, come al solito. Vabbè, amico mio, tagli o meno che si stanno evidenziando appunto con la parte alcolica. C'è chi dice è cicatrizzante, a me mi sembra più che te fa buttare e togliti di sangue l'aftershave alcolico. Però, non dico niente. Allora, come dico sempre, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, buoni acquisti e buone sbarbate. E se rivedemo con Shibumi. Con Shibumi si rivedemo perché finisce qua. Mi ha fatto male? E mo ci penso io a te.